Una donna di 37 anni italiana entra in un negozio di accessori di abbigliamento e, approfittando di un attimo di distrazione della commessa, si impossessa di una borsa e si allontana velocemente. Il furto viene notato da un cliente che si lancia all'inseguimento della donna. La fuga dura pochi minuti attraverso le stradine del centro storico, via Brigata Sassari, via Turritana e via Arborea. In via Arborea la 37enne viene bloccata dall'inseguitore che preleva la borsa e la riporta al negozio. La donna viene raggiunta dagli agenti, accompagnata al comando e denunciata a piedi libero per furto con destrezza. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare eventuali responsabilità della donna in furti con caratteristiche analoghe realizzati negli ultimi giorni in città. Ancora una volta la presenza diffusa e qualificata di agenti in città ha permesso di reprimere immediatamente una condotta illecita, contribuendo a rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini. Ho avuto modo di apprezzare Domenico Lucano per i progetti di accoglienza e integrazione che ha portato avanti nel piccolo comune di cui è sindaco. L'esperienza della comunità multietnica di Riace è stata presentata come modello di sviluppo in sedi internazionali e ha ricevuto consensi nel mondo delle istituzioni e del sociale. Così Nicola Sanna tiene a commentare l'arresto del sindaco di Riace. Sulle presunte irregolarità amministrative non voglio esprimermi perché saranno giudicate in altre sedi, continua il sindaco. Non posso che mostrarmi sorpreso e augurarmi che presto la magistratura faccia chiarezza. A Domenico Lucano, che si è sempre definito sindaco militante, missionario della politica, va la mia solidarietà di primo cittadino di un comune che promuove l'integrazione e l'accoglienza. Il Consiglio Direttivo della Concommercio Territoriale di Sassari informa che venerdì 5 ottobre fino alle ore 21 le associazioni di strada delle vie del centro storico di Sassari, via Enrico Costa, via Cavour, via Carlo Alberto, via Cagliari, via Luzzati, via Usai, Largo Cavallotti, via Carmelo e Corso Vittorio Emanuele propongono la manifestazione Arte e Sbarazzo in Centro, evento legato all'arte e al commercio. I negozi aderenti all'iniziativa escono in strada allestendo banchi e stand davanti ai propri esercizi commerciali e proponendo merci in offerta speciale, con l'obiettivo di rendere le strade del centro più vivaci, vivibili e fruibili ai cittadini. Gli operatori sottolineano che tale iniziativa vuole da una parte ribaltare la prospettiva «il commerciante non aspetta il cliente dietro il banco di vendita ma va incontro al cliente in strada, in un clima propositivo, festoso e gradevole», e dall'altra affermare che le strade costituiscono sempre di più una componente fondamentale dell'offerta commerciale. Lo sbarazzo, come tanti altri eventi organizzati dalle associazioni di strada, intende promuovere le vie dello shopping cittadino proponendo iniziative commerciali insieme, attività di intrattenimento e culturali. Confcommercio ricorda infine che l'accesso dall'emiciclo fino a Viale Umberto è sempre consentito da 4 anni per permettere anche alle persone con difficoltà di deambulazione di raggiungere il nostro centro. Buongiorno, intanto saluto tutti i telespettatori e ringrazio per l'attenzione. Oggi fra noi abbiamo il referente di Sassari di Sardegna Solidale insieme a un esponente di Sardegna Solidale, del coordinamento di Sardegna Solidale, che ci parlerà di un evento molto importante per tutti i volontari, perché il prossimo 30 novembre il volontariato sardo in udienza speciale a Roma da Papa Francesco porterà una delegazione di 700 volontari. Noi oggi vorremmo sapere qualcosa di più, perché è un evento eccezionale, visto che si festeggia in questo modo il 20° compleanno di CSV Sardegna Solidale. Quindi oggi abbiamo l'onore di farcelo dire da Franco De Dora, il referente di Sardegna Solidale, molto apprezzato e molto attivo nei confronti delle associazioni. Non so quante sono esattamente le associazioni che aderiscono a Sardegna Solidale a Sassari, ma in tutta l'isola sono roba di 1725, con 45.000 volontari attivi e 80.000 impegnati occasionalmente, quindi un numero da capogiro. Ci sono 40
Sasol Point. Sassari è al secondo posto, il secondo Sasol Point della Sardegna, molto importante. Oggi Franco ci parlerà di questo evento e di tutte le associazioni che aderiscono al Sasol Point di Sassari. Prego Franco. Grazie e buongiorno a tutti voi. E intanto grazie Rita per questa occasione che ci hai dato. Come dicevi poco fa tu, il 30 di novembre 700 volontari hanno la possibilità di essere ricevuti, saranno ricevuti da Papa Francesco in udienza privata in Sala Clementina, che è una sala che contiene proprio questo numero di persone. Dunque sarà un'udienza più riservata, più intima. Non la solita udienza delle 12.000-13.000 persone, ci sarà un contatto diretto con lui. Questo evento che Sardegna Solidale ha voluto organizzare va inquadrato nei 20 anni di Sardegna Solidale, perché nel 1998 veniva alla luce Sardegna Solidale con il primo anno di attività. 2018, 20 anni. Per festeggiare questi 20 anni Sardegna Solidale ha avuto e vuol dare la possibilità a 700 volontari appartenenti a associazioni della Sardegna, che come dicevi poco fa tu sono 1725, con circa 45.000 volontari che in occasione di manifestazioni e di eventi diventano anche 80.000. Dunque si dà la possibilità a questi volontari di poter partecipare. Per poter partecipare è molto semplice. I volontari, il loro referente, il loro presidente deve compilare un'email che va indirizzata a udienza con Papa Francesco @sardegnasolidale.it. Lo ripeto, l'email è udienza con Papa Francesco @sardegnasolidale.it. Mandare la propria adesione a questa email, dopo uno staff tecnico provvederà a prendere atto di questo e dare risposta di comunicazione. Voi sapete benissimo che per poter essere ricevuti bisogna avere il pass d'ingresso, dunque dovranno essere formalizzate tutte queste formalità. Quando mandate l'email, nome, cognome, indirizzo, il numero di telefono e associazione di appartenenza e ruolo all'interno dell'associazione. È importante anche perché si deve cercare di dare spazio a più gente possibile, di più associazioni. Certo. Ripeto, l'evento è stato inquadrato nei 20 anni di Sardegna Solidale e questo 2018 sarà l'anno in cui andremo a ricordare un po' tutto quello che Sardegna Solidale ha fatto in questi 20 anni. Ci accompagneranno in questo evento da Papa Francesco i vescovi della Sardegna e il presidente della regione Pigliaro e il presidente del consiglio Gianfranco Ganaro, e insieme andremo lì, ma sarà con noi anche il cardinale Becciu, che proprio questa settimana, domenica 7, farà il suo ingresso nella diocesi di Ozieri in visita ufficiale. Durante i 20 anni Sardegna Solidale ha mosso una marea di associazioni che hanno aderito alle varie iniziative. Ha dato per esempio 103.000 consulenze e collaborazioni con gruppi che sono arrivati quasi a 3.500 collaborazioni occasionali. Ha fatto tantissimi corsi di formazione frequentati da oltre 500 volontari a corso, con oltre 23.000 presenze per progetto. Uno dei progetti che maggiormente è stato apprezzato e che viene considerato uno dei fiori all'occhiello è per esempio scuola e volontariato. Coinvolgendo le scuole della Sardegna si riesce a fare capire anche alle giovani leve che il volontariato è una forma attiva di bene anche verso gli altri. Ha fatto 36 pubblicazioni scientifiche, l'ultima che è venuta alla luce questi giorni sarà quello Ricchezza e Povertà della Sardegna, che come sapete la Sardegna non è una delle regioni molto ricche, ma noi abbiamo voluto proprio studiare questo fenomeno, dove sono le ricchezze in Sardegna, dove sono le povertà.
Posso farti una domanda? Sì. Oltre alla risonanza a carattere nazionale, Sardegna Solidale è molto conosciuto anche a livello europeo, tant'è vero che ci sono anche dei progetti che riguardano l'Europa. Se ne vuoi parlare di questi progetti, ci sono già in atto oppure sono ancora... Momentaneamente sono dei progetti embrionali che stanno venendo alla luce piano piano. Voi sapete benissimo che progettare in Europa non è facile, è un pochino più difficile di progettare in Italia. Sardegna Solidale aderisce a un patto del Mediterraneo dove ha un progetto che questi giorni dovrebbe vedere la luce in approvazione, ed è un progetto tra le, i porti che toccano il Mediterraneo. Certo. Dunque, questo per l'adesione al Centro Europeo del Volontariato e poi collabora anche con Libera. È molto importante questa collaborazione con Libera, perché... Allora, tanto va ricordato che Giampiero Farlo è consigliere del Centro Europeo del Volontariato, che ha sede a Bruxelles. E poi va ricordato che noi periodicamente andiamo a fare dei corsi di formazione proprio presso il Centro del Volontariato Europeo. L'ultimo si è svolto nel mese di febbraio, dove hanno partecipato 56 volontari delle associazioni della Sardegna. Un'altra cosa importante è le piazze della solidarietà, dove è stato piantato il seme della solidarietà. Abbiamo 46 piazze, come dicevi tu, col seme della, del volontariato. E sì. Molte di queste, soprattutto, io prendo esempio quella di Sassari, quella di Cagliari, che sono ho potuto rivedere questi giorni, sono belle attive, stanno funzionando nel modo più opportuno. Visto che anche la nostra amministrazione periodicamente si prende cura, li cambia i fiori, è sempre bella fiorente. C'è da dire una cosa molto importante: questi giorni, nel ventennio della Sardegna Solidale, una piazza si arricchirà di una ceramica di 2 metri per 2 metri che porta una scena di volontariato. Di quelle che noi abbiamo. Io credo che le cose più importanti siano state esposte, però l'evento più importante in assoluto è appunto l'udienza speciale a Roma del 30 novembre da Papa Francesco, accordata perché se lo merita. Allora ringraziamo Franco De Dora, speriamo che tutto vada benissimo e salutiamo i telespettatori. E oggi per me è anche una data importante, perché tra l'altro è anche il compleanno di mio figlio. Per me è una data importante festeggiarlo qua per la prima volta, è un'intervista che faccio per la prima volta come direttore a Sardegna Solidale, mi va benissimo e ringrazio per l'attenzione. Do alcuni suggerimenti per quanto riguarda i contatti con TRG, la televisione di Sassari dal 1990, email info@trgtv, telefono redazione 079 26 11 50, sito web www.tregtv. Potete connettervi ogni giorno su TRG o su Libera, canale TV 115. Tutte le informazioni le potete avere anche su YouTube, dove viene caricato il telegiornale tutti i giorni. Ringrazio tutti i telespettatori, Franco De Dora, diamo un saluto al presidente Giampiero Farro che ci ha dato questa opportunità, e tutti quanti grazie ancora per l'ascolto, arrivederci.
La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati negli anni 2010, 2011 e 2012, due lezioni di prova gratuite. Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alle piscine Lufangazu al numero 328-43-32016 o all'indirizzo email sportfulltime@gmail.com. Oppure contattare le piscine Latte Dolce al numero 342-5649-121. L'associazione culturale Dietro le Quinte OSA di Sassari ricerca aspiranti attori da inserire in prossimi laboratori ed eventi teatrali. Per informazioni e contatti chiamare il numero 329-3311-774 oppure inviare una mail all'indirizzo dietrolequinteosa@gmail.com. L'Istituto Tecnico Industriale Gian Maria Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si possono scegliere due indirizzi, elettrotecnica o informatica. Per informazioni, rivolgersi al numero 349-2979-172 oppure l'indirizzo email itangioisassari@gmail.com. Si possono avere le informazioni anche sul sito seraleitangioi.altervista.org oppure sulla pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. La PE Creazioni organizza un corso di chiacchierino ad ago. Il corso, aperto a tutti, è diviso in tre lezioni da 2 ore ciascuna nelle date 10, 24 e 31 ottobre dalle ore 16 alle ore 18 presso l'oratorio parrocchiale San Pio X a Lipunti. Per informazioni 338-338-2877, email graziellaisoni@alice.it oppure sulla pagina Facebook Graziella Isoni. La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Allegra Goro conduce Alfredo Niedu domani sulla nostra emittente alle ore 20:30. Ospiti della serata Matteo Dore, Gavino Manca, Omar Manca alla voce, Paoletto Senes alla chitarra. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15:30, dalle 19 alle 20:45, ultima edizione dalle 23:30. È in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del Digitale Terrestre, Libera TV.